Ad oggi la spesa economica può essere considerata un settore trainante della nostra economia e della nostra società e l'Agenzia Spaziale Italiana sta mettendo in piedi una serie di attività che siano consone a supportare e incrementare questa crescita. Tra queste attività ci sono gli ESA Business Incubation Center. Infatti l'Agenzia Spaziale Italiana vuole mettere in piedi una serie di attività che siano di supporto per tutte quelle realtà imprenditoriali innovative che possano contribuire all'innovazione di questo paese, lato spazio, sia attività connesse al cosiddetto upstream che al cosiddetto downstream. Tutte le tecnologie spaziali infatti sono in qualche modo connesse ad oggi alla nostra quotidianità, ad esempio sono indispensabili per la sanità, l'agricoltura, ma anche per il cambiamento climatico e la gestione delle emergenze, fino poi ad arrivare ai trasporti e all'accesso allo spazio. Gli ESABIC sono la più grande rete di incubatori a supporto delle start-up legate allo spazio in Europa. Qual è l'obiettivo degli ESABIC? Il principale obiettivo è quello di accelerare la crescita commerciale e supportare gli imprenditori nel far maturare la loro idea di business e nel necessario scale-up delle loro tecnologie. Gli ESABIC infatti cercano imprenditori che sviluppino dei prodotti, dei servizi o anche delle applicazioni che utilizzano dati satellitari oppure sistemi e tecnologie provenienti dallo spazio per commercializzarli in ambito terrestre o viceversa. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Italiana è quello di costruire una vera e propria rete di ESA-BIC interconnessi che riescano a intercettare le migliori idee imprenditoriali innovative in tutto il paese. Il percorso per costruire un futuro sostenibile passa anche attraverso la creazione di start-up e piccole e medie imprese che contribuiscono a creare occupazione e creare anche un collegamento importante tra gli ESA-BIC e i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i cosiddetti Sustainable Development Goals. Basti pensare in particolare all'obiettivo 8, il cui tema principale è lavoro dignitoso e crescita economica, ed obiettivo 9, ossia imprese, innovazione e infrastrutture. Al fine di mantenere una posizione di leadership nella space economy, l'ASI contribuisce e ha contribuito anche in passato alla creazione di un network nazionale di ESA-BIC, avvalendosi della collaborazione con partner locali. Già operativi in Italia sono l'ESA-BIC Torino e l'ESA-BIC Lazio e abbiamo in programma nel prossimo futuro di averne di nuovi, tra cui l'ESA-BIC in Puglia. Ogni ESA-BIC è gestito da un incubatore locale che collega il suo centro di incubazione alle università, ai centri di ricerca, alla comunità locale di riferimento e anche a un insieme di investitori di riferimento. L'ESA-BIC è infatti strettamente collegato con la comunità locale, ma ha rapporti anche a livello regionale e nazionale per offrire ai founder e alle startup che partecipano al programma di crearsi un network e quindi future possibilità di opportunità commerciali. Come funziona poi nello specifico un ESA-BIC? Durante i 24 mesi di incubazione, che possono anche ridursi, avranno le startup e i founders delle startup avranno un supporto dal punto di vista manageriale, finanziario, tecnico-ingegneristico, ma non solo, avranno a disposizione una serie di analisi e di panoramiche di riferimento per avere supporto nella gestione delle proprie proprietà intellettuali, ma anche dal punto di vista del marketing o della strategia di sales channel. L'Agenzia Spaziale Italiana è ben lieta di supportare iniziative come l'Hackathon Cassini, perché investire nell'innovazione, nella tecnologia e nei giovani innovatori è fondamentale per costruire un futuro sostenibile, far fronte a sfide globali e ispirare i giovani alle materie tecnico-scientifiche.